Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera. Sono Megan Uecker, sono un'italo-americana, vivo in Florida e sono qui per rappresentare la San Rocco Therapeutics, azienda con la quale collaboro da diversi anni e che sensibilizza la guarigione delle malattie rare. Stesso tema che il gruppo musicale Patrick Girondi and the Orphan's Dream ha molto a cuore. La San Rocco Therapeutics è un'azienda biofarmaceutica con uffici a Tampa, Florida e ad Altamora. È nata 30 anni fa con lo scopo di guarire l'anemia falciforme e l'anemia mediterranea. Sono due malattie del sangue, rare ma allo stesso tempo diffuse. Salvo imprevisti, il prossimo anno il prodotto del San Rocco sarà sperimentato al Bambino Gesù di Roma in collaborazione con il professor Locatelli. Vi presento una persona speciale, anche lui fa parte della famiglia San Rocco, magister della comunità Masci, Movimento Adulti Scout Italiani Altamora 1, Vito Cirottola. Grazie. Come ha detto Megan, io sono Vito Cirottola della comunità dell'Altamura 1, del Masci e il Movimento Adulti Scout, accompagnato dai nostri fratelli scout padroni di casa della comunità di Castellana Grotte, e qui abbiamo un rappresentante. Ringrazio il mio fraterno amico Patrick per il suo invito e per averci dato l'opportunità di ascoltare la sua musica in questo bellissimo e suggestivo scenario. Un appuntamento, quello del concerto della guarigione, questo è il titolo del concerto, a cui non potevamo mancare, perché forte è il legame tra Pat e la nostra comunità. Siamo stati vicino a lui con la preghiera nei momenti più complicati e poi per tutto il percorso fino ad oggi. Una frase che a me colpisce molto è quella che dice: non cade foglia che Dio non voglia. E certo, non sarà un caso che proprio oggi, come ogni anno, siamo di ritorno noi scout da Bari, dove abbiamo accolto un prezioso simbolo. Come vedete, nelle nostre mani, anche dei nostri fratelli scout che stanno su in tribuna, abbiamo nelle mani una lanterna e la luce di Betlemme, detta anche luce della pace e della speranza. Vi racconto, sarò brevissimo perché siamo già in ritardo, vi racconto brevemente la storia. Nella chiesa della Natività a Betlemme vi è una fiamma che arde perennemente da moltissimi secoli, è alimentata dall'olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della terra. A dicembre di ogni anno, da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Poco prima di Natale, un bambino scout accende una luce dalla lampada e poi viene portata in aereo a Linz, in Austria. Dal 1986 ufficialmente gli scout italiani decidono di farsi carico della distribuzione della luce, mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo: l'amore per il prossimo espresso nella buona azione quotidiana. La luce della pace non ha solo un significato religioso, ma traduce in sé valori civili, etici, morali, accettati anche da chi non pensa di condividere una fede. Perciò accogliamo tutti coloro che vorranno partecipare alla distribuzione, anche se non cristiani, purché condividano i valori della pace, della fratellanza e della speranza che la luce della pace porta con sé. Noi questa sera abbiamo voluto virtualmente creare un ponte dalla grotta di Betlemme
a quelle di Castellana. Che la luce porti speranza, fiducia e soprattutto guarigione a chi con ansia aspetta questo momento. Buonasera a tutti. Ringrazio Vito per aver reso la serata ancora più speciale portandoci questo simbolo. Ne approfitto per presentarvi e invitare sul palco un altro caro amico e collaboratore dalla San Rocco da molti anni, il professor Loreto Gesualdo. And with Professor Gesualdo, we'd also like to welcome all the doctors and researchers from Ann Arbor, Michigan. Ringrazio anche I ricercatori del Ann Arbor, Michigan per essere qui. Prego. Grazie, grazie Megan. Per me è un momento molto emozionante. Ringrazio Pat per avermi chiamato qui sul palco, non me lo aspettavo. E devo dire che Pat, io lo considero il grande guerriero. Io non vi vedo, è buio, ma siamo in un posto fantastico. E lo guardavo veramente con molta emozione essere in questa grotta. E poi quando Vito ha detto siamo qui per festeggiare la guarigione e ha parlato di pace, ha creato questo ponte fra Betlemme e questa grotta, quale migliore occasione per fare una riflessione. Io ho conosciuto Pat per occasionalmente, ma ho imparato a riconoscergli una grande virtù. Lui non molla mai e in tutti questi anni non ha mai mollato. E gli leggo la gioia negli occhi quando l'ultima volta che l'ho incontrato e passato da casa mi ha detto: Tino, forse ce l'abbiamo fatta, il prossimo anno partiremo con il professor Locatelli a Roma, riusciremo a trattare sia l'anemia falciforme sia la talassemia, la beta talassemia. Gli ho letto in quegli occhi una felicità incredibile. Chi di voi conosce Pat, potete immaginare come un uomo, un singer, ma al tempo stesso un padre, non possa non manifestare questa grande gioia. Un grande applauso a Pat. E anch'io voglio salutare i nostri ospiti di Ann Arbor, ci hanno fatto felici ad essere questa sera qui con noi e ringrazio Meg per averli accolto con molto calore e saluto tutti voi perché ci sono tanti amici qui in platea e godiamoci lo spettacolo. Viva la guarigione! Vorrei inoltre invitare sul palco Patrick Girondi. Il tuo vestito mostrerà la tua vittoria, regina sei del varietà. E camminando il naso in su, le carte giuste l'hai sempre tu, ma qualcuno non ti crede più. Vedo come sarai, non mi illudi così. E ho imparato soffrendo, ora so smascherare la tua fragilità. Sento già che farai, non mi incanti, lo sai. Ho già troppo baiato, lo so,
ora morde e cedo il mio veleno alla tua vanità. Schiaccerà le tue certezze, da vecchia non ricorderai, e camminando la testa in giù, se ti specchi sei proprio tu, una promessa persa, niente più. Sarai, non mi illudi così, io ho imparato soffrendo, ora so smascherare la tua fragilità, sento già che farai, non mi incanti, lo sai, ho già troppo baiato, lo so. Ora mordo e cedo il mio veleno alla tua vanità. Vedo come sarai, non mi incanti, lo sai. Io ho imparato soffrendo, ora so smascherare la tua fragilità. Sento già che farai, non mi incanti, lo sai. Ho già troppo baiato, lo so. Ora mordo e cedo il mio veleno alla tua vanità. Buonasera. Ok, stasera facciamo grazie, grazie dal vero cuore. Non posso dirvi l'emozione. Racconto che quando sono venuto negli Stati Uniti le prime volte, la prima volta nell'85 e 86, avevo mio compare Ciccio di Bitritto. Compare Ciccio mi ha preso dalla mano, ero come il nipote per lui, ovviamente non parlavo bene in italiano, eccetera, eccetera. E lui ha detto: Patrizio, domani devo portarti a vedere un posto che né in America né in nessuna parte tu non devi mai vedere. E dico, è una cosa splendente, bellissimo. Ok, compare Ciccio, andremo. E mi ha portato alla grotta di Castellan. Allora, tanti anni fa sono venuto qua, ho portato poi i miei figli. Però posso dirti che se ho vissuto tutta la mia vita soltanto per esibire qua per voi, è stata una vita ben pagata. No, ma questo è il gruppo, tutti gli altimurani pugliese, Paolo Clemente, il bassista. Poi Nani Teot, trombettista, Luigi Lovicario, sassofonista, il capogruppo Michele Sant'Arcangelo, e batterista percussionista Francesco Pontillo. E mo passiamo. Questo pezzo ho scritto anni fa per una ragazza del Borgo Nostra, Marla.
dai. Marla, Marla, you should have known. To South America, you should have flown. To be by your tree, boys, in the sky. Coffee, cigarettes, and getting high. My lost South girl, my South lost girl, you should have known. Madla, Madla, you should have not gone so close. The fire with that stuff up your nose, to tease the blue boys and the fancy guns, to play with the steely toys and tight bun. My lost South girl, my South lost girl, you should have known. Madla, 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 think you should know. Been better if you skipped off to Mexico, to be on your beaches getting by. Not here, ready to spot the guy, 'cause there's a needle in the packet and they stick it in your jacket. You should have known. Madla, ba 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 ba. Ba 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 ba. Ooh, cherry love.
hanging round the doorstep, waiting from dusk to dawn, standing on moonlit steps, selling yourself for a song. Cherry, cherry love, cherry, my only love, cherry, cherry love. Diner on the wings of the night, couldn't look any finer, fingering Mr. Riot. Cherry, cherry love, cherry, my only love, cherry, cherry love. Questo prossimo Fire in the Show che ho cantato su Rai una mattina, ma forse 8 anni fa, 9 anni fa, è un pezzo molto sentimentale e voi di Ann Arbor riuscirai a capire tutte le parole e noi italiani, voi italiani, vedete se potete capire qualcosa dei gesti e sentimenti che provo di mandarvi. Fire in the Show. Ovviamente una canzone d'amore. Was it you I saw there on Fifth Avenue? Like the cat that ate the bird. Like an agent from the Internal Revenue, instilling fear without a word. I run into myself and hide away. The child you claim I was, there are no helplines to render aid. For grown men, you know that there are no helplines to save the soul from man-eaters like your kind, who scream fire in the show. Your mascara running on Fifth Avenue, confusing daytime with the night. Singing your old love songs, always off cue. Living a lost life without light.
run into myself and hide away. The child you claim I was, there are no helplines to render aid. Full grown man, you know that there are no helplines to save the soul from editors like your kind, who scream fire in the show. I run into myself and hide away. The child you claim I was, there are no helplines to render aid. For grown men, you know that there are no helplines to save a soul from man eaters like your kind, who screams fire in the show. So, continuiamo questo. Prossimo, Little Sister. Io in America lavoravo pure sulla borsa e diventavo abbastanza famoso per questo fatto, perché non ho finito il liceo, però negli anni 90, 2000 ero, diciamo, un pezzo grosso in un certo senso. E quando ho iniziato sulla borsa, io frequentavo questa ragazza, era la sorella di un grande trader ebreo, e lui non tanto piaceva questa idea, e io dedico questa canzone a lui, si chiama Little Sister. Oh yeah. Sister.
of my car. Grazie. Get me room 203. There's someone there who wants to talk to me. You're not in real good shape anyway, but I guess it's just another Tuesday. I got rid my old wife, married a new girl and changed my life. He's left over business from the first marriage. I got pictures of him on my phone in his baby carriage. I really don't know what to say to him, but he's a sport now, sickly and thin. Oh, I'd do anything, just listen to me, please. We were devastated by his disease, yeah. Outside, but I live on the inside, and no one really seems to care anyway. And I guess it's just another Tuesday. Però voglio dal cuore ringraziare a tutti voi. Love that girl.
brightens my day. Magnificent fire, blue when she's gone away. Allora, questo pezzo è il primo canzone che mai cantato un pubblico, avevo 7 anni, a St. Augustine School, San Agostino, a Chicago, on 50th and Laughlin. Israel.
Noel, Noel, Noel. Born is the King of Israel. Questo pezzo si chiama Green Castle. Fright.
a dream so far away, yet so close indeed. Becomes our mainstay in its thought to succeed. Green castle, you exist for the free. Green castle, you're everything to me. Grazie. Living Without You, vogliono insegnarmi come è di vivere senza di te, un'altra storia d'amore. Senza d'amore dove saremo, no? Ah, ok, siamo pronti? Living without you, they could
crooks in barroom sages, guys with white gowns, the FDA rules, room full of fools, medical halls frown, smiles back against the Questo pezzo ho scritto 4-5 anni fa, che stavo a Notre Dame in Indiana, e abbiamo collaborato per tanti anni con Notre Dame su un progetto sui histone deacetylase inhibitors, e sono andato là con un capote dell'esercito e ha fatto un commento un professore: ma scusami, ma tu signore, ma dove vai, eccetera eccetera. E io ho capito perché era come vestito. No, sotto questa giacca sono io, Patrick Girondi, sono io. A quella riunione, quel giorno, l'hanno proposto di darmi laurea del Notre Dame, onorario, e io ho detto: amici, non degno questa cosa e non lo voglio. Non ho finito il liceo e sono orgogliosissimo di dirlo. E questo dice: sotto questa giacca c'è un uomo semplice. Come siete voi? This jacket, there's a man doing what he knows how to do. Didn't really go to school. Under this jacket, there's a man grabbing from his heart from the very start. And you love him till you have him from the very start, taking from his heart. Under this jacket there's a man. Under this jacket there's a man doing what he knows how to do. Didn't really go to school. Under this jacket there's a man grabbing from his heart from the very start. And you'll love him till you have him from the very start, grabbing from his heart. Under this jacket there's a man
thought, and you love till you have them coming from his heart, from this very start. Under this jacket there's a sai già che ho dentro me la speranza di salvarti e salvami. Noi manderemo via questa malinconia, siamo in viaggio per la nostra libertà. Ci fermerà l'ignoranza, se buio ti costringerò
sempre a crederci. Se l'amore cura, amo, siamo in due e non ti perderò. Allora abbiamo un altro tre pezzi, è finito il terzo, questo diciamo pezzo sicuramente sapete, conoscete, perché parla della città mia, Chicago. Thank you.
Questa è una canzone che ho imparato l'altro giorno grazie a Megan Uecker, perché ha detto: Patrizio, dai, è Natale, devi fare qualcosa un po' più leggera. Ovviamente ha detto in inglese, allora abbiamo imparato più o meno, poi vedete voi come va. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell chime, jingle bell rhyme and jingle bell time. Dancing and prancing at Twinkle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to dance the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Get up, jingle bell, pick up your hoops, jingle around the clock. Dancing and ringing and a jingle bell too, that's the jingle bell hop. Pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingle it be. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Bravo, sono bravo veramente. L'altro giorno abbiamo fatto questa la prima volta. No, ma i ragazzi sono in gamba e sopportano a me, è veramente altro che pazienza. Ok, l'ultimo pezzo. Treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright.
And may all your Christmases be white. Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Grazie, buonasera a tutti, auguri, buon Natale, grazie a tutti, eh? Grazie. Grazie, grazie. Grazie di cuore per quello che ci hai raccontato e per quello che ci hai fatto ascoltare, Pat. Il nostro sindaco, Domici Liberti, ti consegnerà il segno della nostra città e lui ti racconterà quello che significa e ha un certo legame rispetto a quello che hanno raccontato i tuoi amici sulla fiamma di Betlemme. Questa è un'altra fiamma, ma lascio il nostro sindaco, deve raccontarti per bene la nostra storia anche della nostra cittadina. Prego, sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Io devo dire, più che la fiamma avrei pensato a una maglia della salute, perché prima, guarda, ti guardavo e dicevo, Patrizio, senza canottiere, io sto tremando e tu invece che... ti esibì, vuol dire il fisico c'è, quindi il calore del pubblico. Certo. Del pubblico. Abbiamo fatto quest'altra. Questa è una lampada che, come vedi, richiama una fiamma, no? Devi sapere che questa comunità, Castellana Grotte, come ogni comunità, ha il suo biglietto da visita, la nostra carta d'identità, che è la notte dell'11 gennaio, che a Castellana ci sono le fanove. Che cosa è successo? Nel 1690... a Castellana ci fu colpita dalla peste bubbonica e dal 22 dicembre all'11 gennaio morirono 22 persone di peste bubbonica, dal 22 dicembre del 1690 all'11 gennaio del 1691. Immaginate che tutto quello che io vi sto raccontando è stato certificato da un notaio dell'epoca e questa certificazione di questo notaio è ancora presente nell'archivio di Stato a Bari, quindi questa è una storia certificata dal notaio. Poi la fede è una questione personale, ma che la storia sia accaduta realmente. Che è successo? Il parroco dell'epoca, visto che la peste bubbonica stava falcidiando la comunità di Castellana, pregò così tante volte Dio, fino a dirgli, guarda, prendi la mia vita in cambio di quella delle persone o dammi una soluzione. E ogni sera pregava a Dio per cercare di trovare una soluzione, finché una notte, in sogno, gli fu detto di andare a venerare la Madonna della Vetrana, si chiamava della Veterana, che è la nostra patrona, e che al convento dei Francescani, dove tra l'altro in quella zona andremo ora anche insieme. Lui andò lì e portò in dono la cosa più preziosa, immaginate nel 1691, che cosa poteva essere una boccettina di olio, no? Che già oggi l'olio è un qualcosa di pregiato, immaginate secoli e secoli fa. Fatto sta che da quella notte, mentre nei comuni limitrofi si continuava a morire di peste bubbonica, dal giorno dopo Castellana non ebbe più una vittima. Questo che cosa accadde? Che tutta la gente poi incendiò tutti quelli che potevano essere gli indumenti, gli oggetti, no? Per scacciare via questa peste. E da allora Castellana, nella notte delle Fanove, noi abbiamo la più antica manifestazione sul fuoco d'Italia, ogni anno per devozione accendiamo con delle catraste in legno. Immaginate che tra luogo pubblico e luoghi privati ci sono più di 110-120 falò quella notte a Castellana. E l'8, 9 e 10 gennaio noi
facciamo questa manifestazione che si chiama Aborigine, che è la rievocazione storica della peste, dove Castellana viene, nel centro storico viene, guardate, sembra di vivere in quegli anni, con quella disperazione, con quei grida di dolore, con una coreografia fantastica, e poi la notte dell'11 gennaio viene, c'è la processione, e quindi tutti questi falò poi vengono accesi dal sindaco, dalle autorità. Parliamo di catasta da un metro fino ad Immagina Patrica, a 10-12 metri di grandezza, dove il calore, il fuoco, è speranza e forza. E in quel caso per noi è stata la liberazione da quella tragedia della peste. Ed è questa la storia di Castellana, che questa lampada possa accompagnarti, tenerla su un tuo comodino, accenderla e ogni qualvolta la guarderai, un po' di nostro calore ti raggiungerà. Grazie. Grazie. Grazie veramente dal cuore tutti quanti. Mi commuovo e, come abbiamo detto prima, speriamo di iniziare i primi pazienti in Italia a luglio-agosto. Già a gennaio iniziamo a fare il prodotto Vector in Washington DC. Pregate per noi, per piacere, e lo faccio un altro tanto per voi. Vi voglio bene, grazie.